Ciao a tutti bimbi, come state? Spero bene. Buongiorno. Allora, oggi vi voglio far vedere chi c'è qui con me. Guardate un po'. Qualcuno di voi forse già lo conosce. Questo è un mostriciattolo di colore verde. Sapete come si chiama? Coronavirus. Forse si chiama così perché sulla sua testa c'è una corona dorata, eccolo qui. Sapete, lui è un po' antipatico e anche un po' cattivo, birbante. Sapete cosa gli piace fare? Gli piace saltare. Boing, 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 boing. Lui salta da una persona all'altra e quando si attacca ad una persona la fa ammalare. Fa venire il mal di gola, il raffreddore forte 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 e la febbre. Sapete, è per colpa sua se noi non siamo a scuola, perché se tutti andiamo a scuola e lui entra dentro la nostra scuola e comincia a saltare fra uno e l'altro su tutti noi, ci fa tutti ammalare. Per questo che noi non siamo a scuola, ma siamo tutti a casa e dobbiamo tutti uniti combattere per mandarlo via, per cacciarlo lontano, per non farlo più saltare. Sapete come si fa? La prima cosa, la più importante, è quella di rispettare tutti, tutti, ma proprio tutti, le regole. La regola più importante è quella di stare a casa. E infatti noi siamo bravissimi, siamo tutti a casa. C'è un'altra cosa che fa tanta paura al coronavirus. Sapete cos'è? Il sapone. Lui quando tocca il sapone, via, 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 scappa a gambe levate. Ora vi faccio vedere come. Allora, bimbi, adesso facciamo una bella magia, vi faccio sapere, vi faccio vedere come il coronavirus si spaventa e scappa via se tocca il sapone. Guardate, eh? Allora, qui in questo piattino c'è del sapone e qui tutto questo piatto è pieno di tanti, tanti, tanti coronavirus. Guardate un po', la messa ci mette il dito, eh? Oh, il mio dito è pieno di coronavirus. Allora io cosa faccio? Ci metto subito il sapone. E poi guardate un po' con il sapone cosa succede? Benissimo! Mi raccomando, bimbi, usate sempre il sapone per lavarvi le manine, così il coronavirus scapperà sempre. Allora, bimbi, se volete provare anche voi a fare la magia, è molto semplice. Vi fate aiutare dai vostri genitori, bastano solo tre piccole cose: un po' di latte, un po' di pepe e del sapone. Io ho preso il sapone per i piatti. Allora, mi raccomando, voglio farvi una raccomandazione. Il pepe usatelo sempre insieme ad un adulto, perché se lo toccate, poi vi toccate il nasino, la bocca, pizzica tanto, quindi mi raccomando. Allora, si prende un piatto, si versa il latte, poi dentro il latte mettiamo il pepe. Facciamo mescolare bene bene. In un'altra ciotolina, in un piattino, mettiamo un po' di sapone. E adesso siamo pronti per la magia. Se vi va, bimbi, potete provare anche voi, a fare la magia. E poi potete anche provare a disegnare il nostro amico coronavirus, che poi amico non è, è nemico, questo cattivello, ma noi lo cacceremo. Mi raccomando, ricordatevi che sulla sua testa c'è una grande corona. Ciao bimbi, io vi saluto, vi do un grande bacio e alla prossima. Ciao ciao!